Benvenuti su New Insurance, la trasmissione di Le Fonti TV. Questa puntata parliamo dei nuovi modelli di business per la smart home e ne parliamo con Matteo Carbone, founder and director di IoT Insurance Observatory e con Maurizio Cortese, amministratore delegato di Intesa San Paolo Smart Care. Benvenuti. L'argomento che abbiamo scelto oggi è collegato al convegno che faremo, al New Insurance Day che Le Fonti organizza a Palazzo Mezzanotte il 23 maggio, proprio sulla Connected Insurance, che è il grande argomento del momento. La domotica, quindi la smart home, si inserisce appunto in questo filone e sarà dibattuta nell'ambito di questo nostro convegno. L'argomento è un argomento molto, molto importante adesso, ma è un argomento nuovo, nel senso che adesso si stanno diffondendo tutta la tecnologia di Internet delle cose, di IoT, si stanno diffondendo tutti i sensori che renderanno la casa, l'abitazione da domotica, quindi da tecnologica come lo è stato finora, nel senso da tecnologica però comandata, diciamo, unilateralmente, a una casa invece intelligente, quindi con tutti i sensori, con la tecnologia che collegherà diversi oggetti e che renderà possibile che questi oggetti possano comunicare tra di loro attraverso appunto la connessione in rete. E quindi questo sarà completamente rivoluzionario, ma sarà rivoluzionario anche per l'offerta assicurativa e per l'offerta delle banche, ne parliamo appunto oggi. Bene, passiamo appunto dalla domotica alla smart home. Che cosa sta succedendo oggi, Carbone? Beh, diciamo che io ho un punto di vista in qualche modo privilegiato, perché lavorando con circa 50 gruppi assicurativi e riassicurativi in Europa e negli Stati Uniti, l'opportunità per il mondo assicurativo di sfruttare questo trend che si sta affermando in qualche modo un po' in tutto il mondo, di introdurre all'interno della casa sensori, introdurre all'interno della casa oggetti intelligenti, rappresenta un'opzione che player che lavorano nel mondo dei financial service possono sfruttare. Bisogna però essere concreti, dicendo che oggi le case non sono già tutte connesse, la domotica è un concetto che ha alcuni decenni, se guardiamo come storicità, ma progressivamente le soluzioni sono state fatte più smart, diventano meno costose, quindi diventano più possibile per una famiglia adottare sensori all'interno della propria casa, rendere la propria casa più smart. Ad oggi che cosa ha funzionato concretamente? Ad oggi abbiamo alcuni servizi, come per esempio i servizi di sicurezza, che in molti paesi hanno trovato un riscontro da parte della domanda, hanno trovato un tasso di adoption non trascurabile. Sugli Stati Uniti parliamo di circa il 20% delle famiglie che oggi ha un sistema di sicurezza più o meno smart installato, quindi con un monitoraggio professionale basato su sensori installati in casa. In Francia è uno dei paesi in Europa dove compagnie assicurative sono riuscite a veicolare questa soluzione, però parliamo di un servizio molto specifico che è andato a rispondere a un bisogno della domanda. Dall'altro lato è emerso nel corso dell'ultimo anno e mezzo, due anni, un interesse dei consumatori per un gadget che è uno speaker con una intelligenza artificiale al proprio interno. L'Alexa speaker è probabilmente l'oggetto oggi più diffuso in questa categoria. In questo caso parliamo di un oggetto che è poco costoso, non ha dei servizi così profondi, così articolati come può essere la sicurezza erogati al cliente, però è un gadget attrattivo. Ad oggi queste sono le cose che concretamente abbiamo visto sul mercato. Poi ci sono tanti player che oggi cercano di portare più sensori, che cercano di connettere i diversi sensori e di affermarsi come un interlocutore per la famiglia, un interlocutore che può rispondere a più bisogni insieme. Quindi Cortese, c'è oggi una corsa, diciamo, ad prendere sempre di più per quanto riguarda l'IoT e inserirlo proprio nelle abitazioni.
Sì, io direi di sì, come diceva prima Matteo, è un mercato in cui abbiamo appena iniziato, soprattutto in Italia oggi è un mercato che vale neanche 400 milioni di euro, quando in Germania e in Francia parliamo di 1.8 miliardi di euro e negli Stati Uniti 10 volte queste cifre, quindi siamo ancora all'inizio. E come si diceva prima, giustamente abbiamo avuto questi dispositivi smart speaker che stanno iniziando a entrare nelle case degli italiani e stanno iniziando a dialogare con altri sensori. La sfida dei grandi player, quindi da Amazon a Google, a Apple stessa, ma anche alle grandi banche, alle grandi assicurazioni, è capire come mettere insieme un'offerta di servizi integrata, creare un qualcosa che sia veramente attrattivo per il consumatore, quindi qualche cosa che il consumatore è disposto a riconoscere, per il quale fa entrare qualcuno in casa propria, al quale vuole dare i propri dati e in cambio di questo vuole ricevere qualcosa di nuovo. Quindi su questo ci sono tante offerte, in questo momento ci sono tanti ragionamenti. Noi crediamo che questa sia una tecnologia che per esempio aiuterà molte persone, come le persone anziane che hanno questo gap rispetto all'utilizzo per esempio degli smartphone, di interagire con la propria voce. Quindi anziché dover insegnare ad un anziano come utilizzare uno smartphone, basterà attivare un altoparlante e chiedere a questi smart speaker, che sia Amazon, Google o altri, di fare certe cose e quindi di comandare, di interagire con la casa. Quindi crediamo che questa sia una tecnologia che possa aiutare anche molto da un punto di vista sociale persone anziane, persone sole, persone disabili in varie situazioni. Chi, diciamo, tra i grandi player riuscirà ad avere questa offerta più convincente, più aperta, più solida e più robusta, guadagnerà la fiducia del consumatore e quindi dietro di lui si affacceranno poi gli altri player che dovranno interagire col consumatore, che sia una utility, che sia un'azienda di telecomunicazioni, una banca o altri player che stanno studiando. Quindi è una sfida che è partita principalmente anche da Google, da Apple, che hanno messo questi sistemi intelligenti, questi sensori intelligenti, li vendono. Sì. E che poi, diciamo, permetteranno anche di raccogliere ancora più dati, perché oggi c'è una grande, certo, una grande richiesta di dati, raccolta di dati per costituire questi sistemi di big data che poi verranno analizzati da sistemi intelligenti. Sicuramente il tema dei dati è il tema fondamentale, altrimenti non si spiegherebbe come una società che vendeva libri come Amazon si mette a fabbricare degli oggetti che parlano o che ascoltano. Se Amazon la vede molto sul lato del commercio, quindi la possibilità in modo immediato per esempio di attivare una spesa, per cui uno potrebbe dire al proprio speaker ordinami l'olio e in qualche minuto potrebbe esserci un rider che arriva con una delle tante società a portare l'olio a casa. Lato Google per esempio c'è molta più un'attenzione sulla comprensione dei comportamenti e degli stili di ricerca per esempio delle persone. Il filo rouge è effettivamente la comprensione sempre più profonda del consumatore, del cliente e quindi anche in una logica diciamo costruttiva e positiva, per cui io potrei avere, come si stanno affacciando, dei sistemi di machine learning, quindi delle macchine che iniziano a imparare i comportamenti di una famiglia o di membri di una famiglia e fare sì che io per esempio sappia che a una certa ora una certa persona si comporta in un certo modo, e se quella cosa non succede può esserci un sistema di alert nell'ambito familiare, nell'ambito amicale, che avverte che quella persona oggi non ha fatto quella cosa che normalmente doveva fare, e quindi consente effettivamente di rendere la vita un po' più sicura, un po' più semplice, un po' più economica, un po' più facile. Ecco Carboni, questo ecosistema integrato, c'è spazio per tantissimi fornitori, quindi ci saranno molte partnership che verranno realizzate per poter ampliare il più possibile i servizi che possono essere dati? Sì, allora ovviamente parlando di molteplici servizi, uno degli aspetti che per primo ci si aspetta è quello di attivazione di collaborazioni. Io in questo devo dire che cerco di essere, quando lavoro con i membri del mio think tank, quando mi confronto con loro su quale può essere l'angolo per una compagnia di assicurazioni per approcciare questa opportunità, cerco di essere il più concreto possibile. Quindi io considero un po' utopistico pensare alla collaborazione di tutti, dove nessuno ha un controllo, ha un vantaggio nel collaborare con specifici player. Quindi tutti con tutti, il marketplace è una cosa che piace molto
ai futurologi, è una cosa che piace molto anche a tanti venture capitalists perché suona bene, ma poi è difficile da far accadere concretamente. L'esempio in altri settori, quello che è successo con Linux. È vero che è una piattaforma aperta, è vero che tutti la possono usare, ma nessuno ci fa veramente soldi e quindi è stata adottata meno di altre soluzioni. Lo store di Apple per le app, Apple lo controlla, Apple lo guida, ha tanti player che seguono le regole di Apple. Quindi due modi di fare platform strategy completamente diversi. Quindi io credo che oggi i player che sono stati nominati prima, tutti cercano di giocare la propria platform strategy, cercano di affermarsi come un orchestratore di un proprio ecosistema, quindi di essere chi ha la relazione col cliente, chi decide le regole e poi da questa posizione può scegliere quali sono i partner con cui collaborare. Quindi chi guida la piattaforma praticamente, esattamente, la costruisce. Oggi non c'è ancora una piattaforma vincente, oggi vediamo tante industrie, le utility, le telco, i retailer che creano l'oggetto, il device, i fornitori di servizi che sperano, provano ad affermarsi come risposta a un singolo bisogno. È chiaro che chi sarà di successo sul proprio verticale ha delle possibilità di estendersi sugli altri. Faccio un esempio, uno dei membri del mio think tank sugli Stati Uniti è Comcast. Comcast è una delle prime 10 compagnie al mondo come valore di borsa. Loro hanno milioni di clienti sugli Stati Uniti che hanno comprato security. Quindi hanno comprato un sistema di security con un monitoraggio professionale di quello che accade nella casa. Oggi hanno fatto una partnership con una startup che vende assicurazioni per fare cross-selling di un'assicurazione connessa. Loro sono entrati da questo angolo. Io ho presentato settimana scorsa un paper con American Family, che è una delle prime 10 compagnie al mondo, le prime 10 compagnie negli Stati Uniti su property and casualty, che è Smart Home Insurance. Quindi la loro visione su qual è l'opportunità per un'assicurazione che è già presente nelle famiglie. E quindi dice, bene, noi gli stiamo già vendendo una polizza assicurativa, potremmo aggiungere della tecnologia. Quindi è chiaro che tutti questi player stanno cercando di giocare una partita in cui loro vendono una soluzione ai propri clienti e attorno a questa soluzione aggiungono elementi sviluppati internamente, elementi sviluppati dal partner ma che loro distribuiscono in white label, o se il partner è particolarmente forte, anche con una collaborazione un pochino più esplicita, e quindi in cui anche il brand del partner ha una sua visibilità. Quindi possiamo dire che il fatto di creare queste piattaforme crea un terreno, diciamo, molto importante di competizione anche per le banche e per le assicurazioni, che in questo periodo in cui i giochi non sono fatti possono giocarsela alla grande, no? Visto che hanno tantissimi dati a disposizione. Sì, sì, questo sicuramente è affascinante. Ricordare per esempio che Amazon ormai da alcuni anni sia uno dei grandi prestatori di denaro a tante piccole e medie aziende americane, per esempio con il suo servizio di Amazon Lending, conoscendo meglio di altri quanto fattura un'azienda, il magazzino che ha, i tempi di incasso e pagamento che ha, è probabilmente addirittura più informata addirittura di una banca americana di quanto quell'azienda sia affidabile e quanto meriti un credito. E di qualche settimana fa la notizia che Apple ha lanciato la sua prima carta di credito in collaborazione con Mastercard. Trovo affascinante perché questo è uno stimolo effettivamente per i gruppi come i nostri, per affacciarsi, per investire ancora di più nell'innovazione e quindi capire come meglio giocare questa partita, sapendo che, come giustamente diceva prima Matteo, non è vero che poi tutti potranno fare tutto, nel senso che il consumatore comunque ha nel marchio e nei valori che una certa istituzione rappresenta un certo riconoscimento, un certo grado di fiducia per fare certe cose, e quindi su questo c'è ancora tanto studio e c'è tanta opportunità. Il fatto di avere molti dati è effettivamente qualcosa che appartiene molto sicuramente al patrimonio di una banca, di un'assicurazione, sicuramente va poi tutto gestito nell'ambito di quanto anche la legge prevede e impone, e di quanto anche istituzioni come la nostra tengono nella cura del cliente. Andrà fatto sempre tutto in modo tale da dare sempre un grande valore a un cliente che è sempre più deciso, sempre più informato, sempre più veloce, che ha a disposizione sempre più di prima la disponibilità di accendere o spegnere servizi in modo anche
molto smart, molto da remoto, e che quindi vuol dire effettivamente il telecomando in mano, e che quindi vuol dire ci mette sempre un po' alla prova, e questo, ripeto, è sempre molto affascinante perché ci spinge sempre a crescere. Ovviamente da questo punto di vista, visto che è un cliente che poi si muove facilmente da un device all'altro, da un mezzo, un sistema tecnologico a un altro, anche il fatto di creare magari delle partnership, sì, con Google, con Amazon, con questi player della comunicazione, diventa importante per un istituto finanziario. Sì, sicuramente. Non è d'accordo, però. Ma per quello che ho visto nell'esperienza che hanno fatto alcune delle compagnie che sono presenti nel mio think tank, è più facile lavorare con un piccolo player che ha una buona tecnologia, piuttosto che con il gigante tecnologico. Il gigante tecnologico tendenzialmente si siede al tavolo un po' arrogante, dicendo: voi siete un'istituzione finanziaria, magari il cliente non vuole condividere dati con voi, quindi io definisco le regole del gioco, io sono il polso del cliente, la smile lo voglio fare io. E in questo caso quindi la compagnia perde un po' quell'opportunità di creare valore attraverso l'utilizzo dei dati. Per il mondo assicurativo, per esempio, la Smart Home Insurance offre 5 grosse opportunità. Da un lato vendere servizi, come provano a fare altri settori, quindi questa è una competizione diretta con altri, ma dato che l'assicurazione assicura anche i rischi a cui la casa è esposta, ha l'opportunità di diventare proattivo, a cercare di anticipare eventi che possono generare un danno all'interno della casa. Questa è la promessa differenziale che una compagnia può generare, che da un lato offre un beneficio al cliente, dall'altro significa maggior profittabilità per la compagnia assicurativa, dall'altro può iniziare a conoscere meglio i rischi della casa e della persona, e quindi prezzare meglio questi rischi. Ha la possibilità anche di ottenere, come è stato dimostrato in altre aree di business della Connected Insurance, come per esempio l'auto, di selezionare la base clienti. Normalmente chi si fa monitorare è un rischio migliore di chi non si fa monitorare, quindi la self-selection. E poi c'è un ultimo ambito, per ora un po' sottovalutato, ma che in questo paper con American Family abbiamo citato, e spero di vedere più compagnie che lo esploreranno, che è anche quello di cambiare i comportamenti delle persone. Nel senso che anche in casa parte dei rischi sono generati da come le persone si comportano, quindi non sono solo rischi strutturali. Noi facciamo un esempio in questo paper di WeAlert, che è un'app olandese che ha creato un network di vicini. Quindi in alcuni quartieri dove è stata adottata questa app c'è stata una riduzione del 10% dei furti, perché tutti i vicini che la usavano segnalavano cose che vedevano, che scoprivano. In questo modo si è generata una cultura della safety, si è generato un sistema di alert che è complementare a quello dei sensori. Allora, se io sono una compagnia assicurativa che introduce una soluzione di smart home, posso pensare di aggiungere anche un servizio come quello creato da questa startup che mi consenta di modificare i comportamenti in un'area che sto assicurando. Quindi questi nuovi modelli di business assicurativi comprendono un po' tutto, cioè sono, diciamo, molto, sì, più veloci, molto più adattabili alle persone, al, sì, momento che vivono, ma anche vogliono anche insegnare anche un modo di vivere diverso, no? Più qualitativamente, sì, migliore. Sì, sicuramente, come si diceva, queste nuove tecnologie abilitano la possibilità di seguire anche tutto quello che oggi leggiamo e viviamo attraverso la shared economy, quindi il fatto di avere la possibilità di utilizzare dei beni e dei servizi in modo frammentario in funzione delle necessità. Se io per esempio ho una casa al mare che utilizzo soltanto 2 mesi all'anno, non si capisce perché devo assicurarla 12 mesi all'anno, e quindi la possibilità di iniziare ad avere delle assicurazioni che coprono determinati periodi di tempo, cosa che viene abilitata però dal fatto che io so se per esempio c'è qualcuno in casa, e quindi di nuovo la necessità di avere una casa connessa con una sensoristica che mi dice che finché per esempio non c'è nessuno in casa c'è un antifurto che segue, e dopo viene una polizza. Oppure pensiamo anche a modelli relativi per esempio ai mezzi di trasporto, quindi il fatto di assicurare una persona soltanto per il tempo in cui effettua un viaggio. Si arrivano poi agli esempi americani, tipo Tesla, che leggevo qualche giorno fa, abilita dei servizi di accelerazione, quindi il motore viene utilizzato in modo molto performante per alcuni minuti on demand, quindi io posso pilotare da remoto l'auto e decidere che in quel momento voglio andare molto forte perché voglio divertirmi, oppure normalmente invece uno stile di guida più tranquillo. Quindi questi nuovi modelli consentono anche per esempio tutti i modelli di instant insurance,
quindi la possibilità in funzione dei miei comportamenti e dei miei stili di vita, per esempio, di assicurarmi durante un weekend perché vado a fare un piccolo viaggio, o assicurare un atto di acquisto specifico come può essere uno smartphone, sperando che non cada. Quindi tutte piattaforme che quindi parcellizzano il momento di acquisto e il servizio e lo rendono molto più fruibile, molto più agevole, molto più economico per il cliente finale. Quindi possiamo parlare di assicurazioni molto più semplici. Assicurazioni molto più semplici, molto più veloci, in cui effettivamente le compagnie devono anche cambiare passo e riuscire a stare dietro la tecnologia, ma che vanno sicuramente nell'ottica della comodità e della semplicità per il cliente finale, sicuramente. Ecco, quali sono le prossime sfide allora che attendono le assicurazioni e le banche da questa Connected Home? Allora, devo dire che quando viene compresa l'opportunità per ottenere dei benefici, sicuramente sono necessario all'interno di una compagnia creare la conoscenza per deliverare la promessa che si vuole portare al cliente, ma dall'altro lato anche la cultura. In questo paper abbiamo identificato 4 aree che devono caratterizzare l'assicuratore del futuro, quindi dove lavorare per cercare di andare in quella direzione. Una è stata già citata prima, la privacy. La gestione dei dati è una condizione igienica per riuscire a lavorare in questa direzione. Però si era anche detto che magari le persone sono anche più disponibili a cedere un po' di privacy per avere più servizi. Io su questo sono totalmente d'accordo, anzi ho esempi, per esempio il mio osservatorio partecipa a Discovery, la compagnia sudafricana che ha i propri clienti che sono entusiasti di condividere i dati, ma è chiaro che uno deve dimostrare passo per passo come riesce a proteggere questi dati, come riesce ad essere efficace nel mantenere le promesse che fa. Però questa io la considero una condizione igienica, quindi i basic per poter lavorare in questo settore, per poter fare Connected Insurance. Poi ci sono 3 aree invece che sono le persone, i processi e le partnership, che sono elementi necessari per poter deliverare concreti servizi sul territorio. Quindi è necessario avere il set di skill e di competenze che non sono quelle tradizionali di una compagnia. È necessario avere processi che consentano concretamente su tutto il territorio di deliverare queste azioni una volta che c'è un alert che segnala che c'è un problema. Il fatto che la compagnia diventi in grado di agire con tempistiche che sono da misurare in minuti, quando storicamente le compagnie probabilmente agivano in mesi. Quindi è sicuramente un passo culturale importante e, come abbiamo citato più volte, un'accelerazione nell'adottare questo nuovo modello può essere trovata attraverso partnership. Io credo che le partnership con nuovi player siano qualcosa che tante compagnie oggi stanno esplorando in tutto il mondo dell'insurtech, è un qualcosa che a livello mondiale ha caratterizzato un po' gli sforzi di innovarsi da parte delle compagnie. E possiamo parlare anche di connected business a questo punto? Sicuramente sì, la scommessa e la sfida è capire chi tra i grandi operatori del settore, che possono essere i citati big tech, quindi gli Amazon, i Google, gli Apple da una parte, i grandi delle telco, le utility che quindi che già oggi sono nelle case degli italiani, e i grandi gruppi bancari e assicurativi, riuscirà a costruire un'offerta molto convincente per il consumatore, in cui, come si diceva, a fronte di un conferimento di dati io riesco a creare del valore, quindi a dare un qualcosa di veramente solido e concreto per il consumatore, e qualcosa soprattutto che il consumatore sia disposto a pagare e per il quale sia disposto a rinunciare, insomma, anche a pezzi di privacy, che poi di fatto il fatto di mettere in gioco i propri dati vuol dire anche questo. Sicuramente la logica sarà una logica partecipativa, cooperativa, perché nessuno, come si diceva, ancora la soluzione assolutamente pronta da vendere domani mattina, ma stanno tutti un po' guardando tutti, alcuni hanno già fatto dei passi, sicuramente il solco tracciato dagli smart speaker è una delle direzioni, però c'è ancora tutto da inventare. Quindi quando si parla di concentrazione, nel senso che il sistema si sta concentrando, più che altro invece di creazione di ecosistemi, non tanto di pochi player.
Sì, no? Sicuramente ci sono alcuni mondi, come il mondo del commercio elettronico dominato da Amazon, come il mondo della ricerca dominato da Google, come una parte del mondo dell'elettronica governato da Apple, dove ognuno di questi ha una comprensione del cliente diversa per un'angolatura differente. Quindi chi interpreta il consumatore leggendo quello che acquista, chi legge il consumatore capendo che cosa ricerca, e chi legge il consumatore guardando che cosa fa, perché poi attraverso gli wearable e i telefoni si sanno tantissime cose. Secondo me non sarà questo un mondo che potrà essere governato, e probabilmente anche me lo auguro, da un solo player, da un solo operatore. Probabilmente nessun consumatore vorrà farsi gestire in tutta la sua vita e in tutta la sua vita connessa soprattutto da un solo operatore, ma darà ad ognuno un pezzo della propria reputazione, della propria fiducia, per cui probabilmente ci sarà spazio per alcuni, non tantissimi, player che riusciranno quindi a convivere in un ecosistema che funzioni e a diventare l'interlocutore principale del cliente. La specializzazione premia, sicuramente la specializzazione premia e premierà ancora per un bel po', quindi oggi uno si afferma perché riesce a fare bene una cosa. Poi da questo, come dicevamo all'inizio, può aggiungere una serie di cose ancillari in cui è credibile, in cui il suo brand può essere coerente. Secondo me è molto lontano, non ci giurerei che ci arriveremo mai al single platform che fa tutto. Bene, siamo arrivati al termine della nostra puntata, ringrazio tutti per averci seguito, ringrazio Matteo Carbone, Founder Director di IoT Insurance Observatory, e Maurizio Cortese, amministratore delegato di Intesa San Paolo Smart Care. E ricordo a tutti il convegno organizzato dalle Fonti sulla Connected Revolution, dove si parlerà appunto di Connected Insurance il 23 maggio a Piazza Affari, a Palazzo Mezzanotte a Milano. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima puntata qui sulle Fonti TV.